nell'arbitro se ne mette a tre, non ci prendiamo questo punto, non abbiamo, possiamo soltanto recriminare, però altro non possiamo fare. Dispiace perché avevamo una partita in mano fino a un quarto d'ora dalla fine, ed è una partita che non si intravedeva neanche la possibilità che la Veloce potesse creare dei pericoli. E questo dispiace, questo c'è tantissima amarezza, però cerchiamo di smaltirla entro stasera, domani ripartiamo. Sul parere dell'arbitro io come sempre non mi esprimo, però avrà visto così, è molto molto a, si è fatto forse un po' influenzare da quelle proteste su quella punizione a due che giustamente non ha concesso il gol, della palla era direttamente in corso, e lì era chiara la situazione, però non mi va neanche di commentarlo per l'arbitro, perché fino ad allora era stato anche facile da arbitrare, due squadre corrette, due squadre che stavano cercando di adattarsi e di prevalere dal punto di vista del gioco, e lo stavano facendo, noi lo stavano facendo forse meglio, loro hanno fatto forse una parte iniziale del primo tempo migliore della nostra, subito dopo il pareggio, e anche la parte iniziale è stata sicuramente appannaggio del Lavello, poi noi siamo stati bravi a rimettere la testa avanti con il 2-1, e poi penso che stavamo facendo più che bene. Io mi auguro che riusciamo in 24 ore, anzi meno 12 ore, a recuperare delle energie nervose, sinceramente, perché questo ci lascia tante, ci ha fatto perdere questo finale, ci ha fatto perdere tante di quelle energie nervose. E quindi mi auguro adesso di recuperare quanto prima questa situazione, e penso che da domani i ragazzi capiranno che continuando ad allenarsi, a fare quello che stanno facendo, riusciranno a far bene. Questa là. E in questo momento mi sento di dire questo perché faccio fatica a commentare una situazione del genere, perché non sta vincendo l'interno quello che è successo oggi qua la linea. Sì, è vero, questo sì, però credo che in questo momento le energie fisiche sono fondamentali, però quello che è da recuperare sono le energie nervose. Queste partite, soprattutto quando vanno in questo modo, ti tolgono tanto dal punto di vista nervoso. Però la squadra lavora, quindi penso che sicuramente avremo dei 90 minuti in più rispetto a Binz nelle gambe, però cercheremo di impegnarci sempre al massimo, cercando di fare sempre il nostro. Io non ho tabelle da fare, io vedo malapena, riesco a soltanto a guardare, non vedo neanche tutta la giornata di campionato, vedo soltanto chi affrontiamo noi. So che la prossima affrontiamo il Brindisi, che quindi la partita ovviamente è da far bene, cercando di portare a casa i tre punti, cercando davanti al nostro pubblico, cercando di sfruttare anche il fattore pubblico che per noi è fondamentale. No, non è una tabella, ci prendiamo il punto, muoviamo la classifica, oggi recuperiamo un punto su chi non ha giocato, questo è importante, però è inutile nasconderci tanta amarezza, perché meritavamo ampiamente i tre punti, secondo il mio modestissimo parere. No, oggi non ho quasi niente da riprovare ai ragazzi, forse si cerca sempre di pretendere forse più di quello che possiamo, dobbiamo fare, perché loro hanno fatto tutto bene, si cerca sempre di cercare sempre il dettaglio che non va, però oggi hanno fatto veramente bene, se qualcosa non va sicuramente l'ultimo, non dobbiamo neanche dare la possibilità a loro di entrare in area, ma questo non è impossibile, cioè, secondo me è impossibile, cioè, non consentire a una squadra avversaria di entrare in area come sono entrati loro, perché sono entrati anche con noi che li contrastavamo, credo, in maniera decente e anche regolare, però non è servito neanche questo.